Ragazzi, la Granny ci ha traditi. È andata con un altro! Con un vecchio! Aveva un giovane ed è andata con un vecchio! Questo non è possibile. Granny, capitolo 2. È uscita la mia peggior paura. Ci troviamo davanti a Granny capitolo 2. Il vero gioco di Granny non è un fake. Granny e Grandpa! Cioè, si sono uniti! Una fusione letale. Mettiamo gli extra lock, ovviamente. Difficoltà. No, normal per oggi. Devo ambientarmi. Attenzione, Granny sente tutto. Grandpa però non sente molto bene. Ma colpisce duro. Ci saranno le trappole. Puoi nasconderti sotto i letti. Hai 5 giorni. Ok. Giorno 1. Oh, questa volta dove siamo? È una nuova casa. È una nuova stanza più stretta. Guardate quanto occupa. È lugubre questa volta. È tutta un'altra roba. È tutto un altro incubo. Fortuna che posso nascondermi sotto il letto. Non lo so dov'è la Granny. E non so dov'è il nonno. Il sorcio. Il marcio. Il lezzo. Qui cosa c'è? Posso andare di sotto? Oh santo cielo. No vabbè ragazzi, cos'è? Ah! Cos'è quello? Qui c'è una barca? E cosa abbiamo bisogno qua? C'è sicuramente qualcosa. Gasolio! Giustamente. Per poter sfondare magari la grata. Che si attiverà da qualche altro pulsante. Esatto, non posso farla partire. Dobbiamo tornare di sopra ragazzi. Aspetta, ma sono qua. Ah, sono qua! Signor nonno, mi scusi, ma io la chi... Non mi hai visto! Non mi segue, vero? Ah, mi segue! Aiuto! Il nonno mi sta seguendo! Che devo fare? Non mi segue qui. Ah, mi segue! No, no! Perché si è fermato? Ah! Ah! Il primo giorno è andato di cacca. Vediamo il secondo. Allora, di sotto non ci voglio tornare adesso. Ho capito che comunque se premo questo pulsante li distraggo. Quindi in questo modo, se io mi metto qua, in teoria loro dovrebbero scendere. Il piede di porco. Ok, questo aggeggino quasi quasi me lo porto con me. Sapete, potrebbe tornarmi utile. Vai, nonnino. Quindi scende solo il nonno oppure la nonna anche. Ok, anche la vecchia megera è qua. Confermati. Brutti ladroni, quella cornuta. Ok, ragazzi, ma io sono... Guarda qua. Cos'è? Devo uscire da lì? Pure l'elettricità. Non si sono risparmiati niente. E che gusto artistico questa volta. Ok, che faccio? Andiamo per di sopra. Vediamo cosa c'è per di qua. Hanno trasferito la cucina al piano di sopra. Fantastico. Le cesoie. Non so cosa mi serviranno. Ho fatto casino. Ho fatto casino. Dove andare? Dove andare? Vado per di qua? No, è chiusa. Dove vado? Vado per di qua. Vado per di qua. Vado per di qua. Chiudi. Ok. E questo? L'ho aperto. Ho trovato una ruota. Va bene. E qui cosa c'è? Porca vacca, la camera matrimoniale. Che schifo, traditrice. Vediamo, cosa ti ha dato per tradirmi? Gioielli? Intanto abbiamo una chiave inglese qui, potrebbe tornarci utile con lo spark plug, se lo dovessimo trovare. Ok, qua non c'è niente. Questi sono i soliti... Porca vacca! Ci è mancato proprio un pelo d'uovo qui, signora Granny. Proprio in questo momento dovevi entrare. Lurida megera. Sentite, ragazzi, metto il piede di porco qua. Perché voglio prendere quella dannata ruota. Dobbiamo trovare un punto dove nascondere la nostra roba. Questa è mia, ok? Però ora come posso fare? Lei è qui fuori. Devo trovare un altro punto. Forse qui? Ah! Ok. Mamma mia che zozzume. Sono finito nella loro doccia sporca. Chiudi. Oh signore. Oh signore. Io sono chiuso in doccia. Io sono chiuso in doccia. No! No, porca! Non è giusto!
E siamo già arrivati al terzo giorno. Yeah! Venite! Salve, nonnina! Ottimo. Trappole ancora non le hanno cagate in giro? Almeno quello. Ok, questa volta... Oh no! Mi chiudo in bagno. Sì, ma cosa avete mangiato? Una seppia per cagare, nero? Bendy, sei tu! Va bene, questa ruota. Voglio portarla da qualche parte. Ah! Porca trota, ma è impossibile! Sei sempre nel posto sbagliato al momento sbagliato! Oppure sei un genio? C'è una magica terra. Ok, abbiamo almeno la ruota. La metto qua, perché è qua che va. C'è tutta sta fatica per portare sta chiave qua? E tu mi dici che non posso farlo? Ma io t'ammazzo di botte. Questa che chiave è? Bootkey! Però ho fatto croc. Ragazzi, e qua cosa c'è? Oh signore. Weapon key! Oh. Oh. Ragazzi, qui c'è un passaggio segreto. Ah, siamo in un'altra stanzetta per di qua. Oh cacchio. Oh cacchio! Non hai visto niente, nonna! Qui abbiamo il gasolio e le chiavi per la barca. Benissimo, allora le chiavi lasciamole qua. E il gasolio quasi quasi me lo prendo. Vabbè, prendiamo il gasolio, ragazzi. Portiamo una cosa alla volta, dai. Se portiamo il gasolio alla barca, già avremo completato uno degli obiettivi. In questo modo io posso andare di sotto. Il nonno però è qui. Ma si è messo a dormire? Qua c'è un... Si può aprire qui! Lo vedrò dopo! Lo vedrò dopo! Non ho tempo, ho fatto qualcosa! C'era un po'... Ah! Corri, corri, corri Gabrielino! Corri, 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 corri! Dai, non mi potrai seguire qui! Questa famiglia è pazza, ma c'è qualcuno di normale! Questa è la Batcaverna, è la Gronny Caverna! Falla! Falla tutta nel vasetto! Bel bambino! Ok! E ora ragazzi, credo che anche il mostro voglia mangiare! Signor mostro! Prenda! Ora dobbiamo capire dove va questa. Perché se trovo un'arma, sarà molto più semplice fregarli. Guarda qua! Scusa? Mi sono chiuso dentro! Hanno aperto loro sta porta. La safe key! E questa dove la metto? Cosa ho fatto? Ah, posso controllare le telecamere. Guarda! Come Five Nights at Freddy's! Probabilmente devo andare lì dentro. Ora andiamo qui, prima che sia troppo tardi. Questa casa è da pazzi! Ma questa casa è da pazzi! Ho trovato il volante per la barca! Ci siamo! E qua c'è un altro punto dove andare dopo. Torniamo di sotto praticamente, credo. Cos'è sto punto? Ah, la cucina, ok. Hanno aperto la porta! Grandissima nonna, grandissima stupida! Andiamo! Ce l'ho dietro! Ce l'ho dietro! Ah! Ma mi date il cambio! Sono due dannate cozze! Capisco una, ma in due è veramente difficile sto gioco. Già la Granny era una teppista, ma in due... Uffa, perché devi portarti... Da notare che il nonno poi ha sempre una chiave con sé. Allora, ecco la weapon key. Ora vediamo... Se è dove penso che io penso. Andiamo qui dentro ora, vediamo che c'è qui. Eccola qua! Ecco a cosa serviva! Ora va meglio! Oh, con questa! Con questa, signori! Signora nonna! Oh! 1 minuto e 20 secondi tutti per noi! E anche sarebbe giusto, door lock. Qua cosa ci va? Special key! Ma qualcosa di normale in questa casa, tutti special... Grandpa? Goodbye! Ok, ho sprecato tutti i miei proiettili. È una chiave però. Security key. Ok, era questa che ci portava di sopra. Ok, non importa. Per fortuna di sotto ci sono altri proiettili. Quindi intanto vado a prendere quelli. E zappete, ho due colpi. Quindi avete capito, bisognava per forza uccidere il nonno. Non si può fare la pace fist run in questo gioco. Eccola qua! Benissimo. Sappiamo dov'è la special key. Ora devo aspettare che respawnino e di nuovo ucciderli. Sbam! E vola via! Ma il nonno dov'è? Non dirmi che il nonno è per di qua. Ok ragazzi,
Dai, dobbiamo far bene. Benissimo. L'ho messa. Ho aperto. Surprise, motherfucker. Wow, no. Dammi il fucile. Mi sta seguendo. Vai. Avvicinati, nonnino. Giù dalle scale. Ok, qua non posso aprire senza quella dannata chiave. Devo usare la security key. Stupida nonna. Vattene a cagare. Ragazzi, stiamo sprecando le nostre possibilità a go-go. Però devo. Però devo. Dai, finché c'è solo quel lentone del nonno. A posto. Ora andiamo di sopra. E tutto ciò che dovevo fare era prendere la safe key. Che dov'era? Era qui? Qua ci sono altri colpi, tra l'altro. Mi sa che devo anche aprire qua più avanti. Con il fucile, forse. Santo cielo. Non era qua la safe key? Dove cavolo era? Dove? No! 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 Dai! No, mi hanno ucciso! Ce la stavo quasi per fare! No, dai! Ce la stavo... Non impasto il mostro, non di nuovo, vi prego! Vi prego, no, no! Non impasto il mostro, no! Ah, signore, no! Siete davvero così crudeli? Li odio! Niente! Ragazzi! Abbiamo fatto molto! Abbiamo veramente fatto molto questo episodio! Ma credo che me ne servirà un altro per capire meglio. Sicuramente la casa verrà resettata e cambiata, ma abbiamo già capito un po' come sventrare i loro averi. Ci sono altre cose da vedere, ci sono altri nascondigli e ci sono forse molti modi per uscire, o attraverso la barca o attraverso la porta. Una cosa alla volta, ragazzi, una cosa alla volta. Sono comunque contento di aver fatto la conoscenza del tuo marito, brutta traditrice. Ma ci rincontreremo, signora Granny. No, per questo episodio era tutto. Vi ringrazio per la visione. E noi ci vediamo al prossimo. Ciao, ragazzi!